Siamo a Ponte Lambro, in via Cadorna 7, a casa di Gabriele Colombo, che da alcuni anni accoglie le nostre telecamere per immortalare il suo bel presepe realizzato in giardino. Nei presepi di Gabriele Colombo non manca mai l'acqua, la pietra, tutti i materiali che la natura ci offre. Quest'anno però il presepe è davvero particolare, ci porta a casa nostra. Sì, difatti quest'anno ho voluto fare un presepe sulla nostra terra, trasportandolo dai luoghi di origine qui sulle rive dell'Ario. Si parte dal castello del Baradello, che penso sia riconoscibile, e salendo sul ramo di Como si giunge all'Aglio, dove praticamente ho cercato di riprodurre la frana che ha devastato un po' quella zona. Risalendo poi si sale sull'estremità del lago e si passa sul ramo di Lecco. Il ramo di Lecco ho voluto fermare in questa zona l'orrido di Bellano, che io ho visitato ed è molto bello e vale la pena di ritornarci. Scendendo e seguendo il corso dell'acqua ho voluto immaginare il nostro lambrone che, non so, di mia iniziativa ho voluto crearci uno sbarramento artificiale, chiamiamolo pure diga, in modo da poter riempire d'acqua tutto l'invaso. E nella mia idea, non so, un'idea forse strana, creare un naviglio navigabile forse anche da che assomigli un po' non al naviglio pavese, ma diventi il naviglio erbese. Non so se questo possa essere un messaggio che verrà raccolto, ma anche potrebbe anche servire per una riserva d'acqua che, visto la carenza estiva che c'è stata, potrebbe ritornare comodo, oltre a che a evitare i futuri allagamenti nella parte bassa del Lambro. Comunque non so, chi di dovere, se raccoglierà il messaggio ben venga, altrimenti... Gabriele, vediamo se qualcuno prenderà in considerazione questa sua idea, magari per approfondire l'argomento sicuramente interessante. Sicuramente, lì ci sarà da lavorarci sopra e decidere se ne varrà la pena. Comunque vabbè, il canale qui esiste, è navigabile per gusci di noce, comunque va bene. Il presepe è visitabile fino all'8 gennaio, basta venire a Ponte Lambro in via Cadorna, al numero civico 7, e citofonare Colombo. Il presepe così com'è, approfittiamo anche della quota domenicale che segue l'Epifania, resterà appunto visitabile fino all'8. Dopodiché la struttura resterà in piedi fino al giorno di Sant'Antonio, che è il termine ultimo della restante in opera del presepe. Sappiamo che vuol fare dei ringraziamenti. Vorrei ringraziare i signori Enzo e Antonio della Giurgia SRL di Sirone e la signora per il materiale fornitomi, e la signora Pozzi Letizia per avermi dato le piante che hanno costituito il giardino ai piedi del Baradello. Per il resto, e anche chi da lassù mi ha aiutato a fare questo. Ha già in mente come sarà il presepe del prossimo Natale? Ma adesso pensare all'anno prossimo forse è un po' prematuro. Mi è venuta un'idea proprio ieri che non so, sicuramente non di questa fattibilità, di questa struttura in sassi, okay, ma sarà tutto una cosa diversa. Non so, dovrò studiarci sopra un po'. Comunque vedremo di poter realizzare ancora qualcosa. Un saluto a tutti i telespettatori di Televalassina e grazie.